Fortnite sta temporeggiando, ma ormai siamo arrivati alla resa dei conti. L'autorità sta per cambiare e diventerà la zona di un nuovo boss di Halloween. Probabilmente il vecchio boss Mida ritornerà in una versione completamente diversa e si riprenderà il controllo dell'agenzia con i suoi nuovi scagnozzi fantasma. Che figata! Prima di iniziare però ricordatevi di utilizzare il codice Matiz proprio come lo leggete qui per shoppare tutte le fantastiche skin di Halloween. L'autorità subirà dei cambiamenti giganteschi e probabilmente dovremmo salutarla. Quindi, come da tradizione, ben 100 persone si stanno buttando all'autorità per dare l'addio a questa zona. Come abbiamo fatto con l'agenzia, lo facciamo anche con l'autorità. E guardate quanta gente c'è, oh mio Dio! Io non mi metto vicino a loro perché so già come finisce, che mi crasha il gioco. Esatto, ormai sono diventato un esperto di queste cose e so benissimo come funziona. 100 persone si sono ufficialmente buttate all'autorità. Perfetto, abbiamo preso un po' di loot, ma ora torniamo subito all'autorità, perché se no non ha senso. Ovviamente dobbiamo giocare anche noi lì. E abbiamo anche 100 di scudo con cui divertirci. Beh, direi che non è male. Mamma mia che casino, un sacco di persone si stanno già facendo fuori. Ok, ok, sbrighiamoci, voglio unirmi anch'io alla festa. Ho anche 200 di vita. Che dire, siamo gli organizzatori di eventi di Fortnite comunque. Fortnite decide di cambiare la zona più importante del gioco e noi ovviamente che cosa facciamo? Ci facciamo l'evento con 100 persone e facciamo anche una kill. Ovviamente saluto tutti gli iscritti che mi hanno seguito su Instagram e mi hanno supportato come creatore per giocare. Ora però andiamoci a divertire. L'autorità cambierà, chissà come si chiamerà, chissà come sarà tutta quanta la zona spaventosa di Halloween. Sono troppo curioso, davvero troppo, ve lo giuro. In questo momento l'autorità non ha praticamente niente, è vuotissima, fa schifo. È per questo che Fortnite sta creando tanto hype, perché probabilmente diventerà la zona più figa della storia questa. Non so se vi siete resi conto del nemico che sta qua sotto. Devo riuscire a farlo fuori in questo modo, in questo modo. Oh, cucù! Che kill! È troppo bello giocare tutti quanti all'autorità, ragazzi. Non so come dirvelo, è la cosa più bella della storia. Se non fosse che, beh, questa probabilmente è l'ultima partita in questa città. C'è da dirlo. Che tristezza. Che tristezza! Sono mortissimo? Sono mortissimo? Sono morto? Ok, sono vivo. Sono vivo, non so come. Ho solo uno scudo da 50 e sono rimaste 30 persone. No, 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 no. Qui abbiamo bisogno di una fuga. Qui abbiamo bisogno di una fuga. È una partita a dir poco assurda, però è bellissima. Chissà che riuscirà a fare l'ultima vittoria reale all'autorità. Nessuno potrà più vincere, proprio come è successo all'agenzia. Cioè, aspettate, non è che nessuno potrà più vincere su Fortnite, eh. Nessuno potrà più vincere all'autorità perché questa zona magari cambierà pure nome, capite? Resterà però nella storia del gioco. Autorità, resterai sempre nel mio cuore. Oh mio Dio, ma quanta gente c'è ancora? Beh, effettivamente ci si sono buttati in 100, quindi chi è che spara? Ci sono troppi spari qui. Ci sono troppi spari per i miei gusti. Ho bisogno di cure. Qui c'è qualcuno? Oh no, entriamo qua sotto. Ho bisogno di un medikit, ragazzi. Un medikit, per favore. Bene, 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 piano piano, piano piano, piano piano. Miriamo, stiamo attenti. Facciamo così. Mamma mia, tra l'altro ovviamente sto utilizzando Mida. Non so se ve ne siete accorti, perché il caro boss Mida zombie arriverà nella mappa. Oh, oh, oh. Attenzione che qua arriva qualcuno, eh. Attenzione che qua arriva qualcuno. Ok, forse no, via, via, fuga. Buttiamoci nel cassonetto, via. Oh no, ma questo cassonetto ha un tubo. Ok, ha un tubo per andare via. Va bene, vuol dire che me ne scapperò. Guarda quello con la macchina. Ma quanta gente c'è, aiuto. Devo pescare dei pesci. Oh no, c'è un nemico, c'è un nemico. Eccolo. Oh no, no. Sono morto, raga, sono morto, 100%, 100% morto, 100% morto, una pannocchia, sì, sono vivo e una pannocchia, sì, questo sì che era ciò di cui ho bisogno, le pannocchie sono le mie armi preferite, ok? Siamo dentro la cassa dell'autorità, totalmente a caso. Oh, aspetta un attimo che cosa mi è venuto in mente. Può darsi che la cassaforte dell'isola centrale finalmente verrà riutilizzata. Con il nuovo boss potrebbe esserci la nuova chiave del boss e quindi potrebbe esserci finalmente la cassaforte difesa dagli scagnozzi. Mamma mia. E non sta
sta cosa totalmente inutile con degli scaffali e delle ragnatele. Io vi giuro non so come giocare. La gente esplode, sento musica, non lo so, sento di tutto e di più. Siamo troppi e non ci sono cure, questo è il vero problema. Se avessi delle cure, giocherei pure. Il problema è che sto andando nascosto nella speranza di trovare un medikit. Sentite gli elicotteri, sentite che casino. Proviamo ad andare sopra? Vediamo se c'è qualche medikit. Dai, aperta pure questa cassa. Non so come giocare. So solo che questa è probabilmente la partita più divertente che sia stata mai fatta in tutta la season. All'autorità? No, fuga da qui, fuga da qui. Ok ragazzi, confermo, non c'è più un'arma. Non c'è più un'arma e non c'è più una cura in tutta l'autorità. 100 persone hanno letteralmente preso tutto quello che c'era in questa città. Non è rimasto più niente. Non so come comportarmi, sento gente nei tubi. Non lo so, la gente è ovunque, non so dove andare. Mamma, aiuto. Ma poi la cosa divertente è che questa partita sembra che sia stata organizzata proprio da Fortnite per noi. L'autorità è rimasta in safe per tutta la partita, proprio fatta apposta per una challenge del genere. È assurdo. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se siete pronti anche voi alla nuova isola centrale del gioco. Ora però dobbiamo continuare a resistere, perché sono tutti qua ancora. Ben 13 nemici sopravvissuti. Guardali come fightano. Guardali che casino. Tento la fuga, non ce la farò mai. Entriamo qui, entriamo nel bagno. Portami da qualche parte, bagno. Non so manco io dove voglio andare. Oh no, dove mi trovo? Ehi, dove sono? No, non mi piace affatto questa cosa. Dove mi trovo? Aspetta, fatemi capire. Ah, ok, sono in una zona sotterranea. Dove, guardate un po' qui. Che casualità, non c'è loot. È tutto completamente preso. Tra 50 secondi dobbiamo andare in safe, quindi stiamo attentissimi. Io direi di riprendere il bagno ed andare dall'altra parte tra poco. Vediamo se in prigione mi hanno lasciato qualcosa. Niente, assolutamente niente. Aspetta, ho visto qualcosa di blu. Oh no, è soltanto un'arma. Bene, 30 secondi. 30 secondi, la safe è lontanissima. Non ci credo. Prendi il bagno, sbrigati. Ma poi dove mi trovo? Effettivamente, ora che ci penso, è la prima volta che arrivo nella prigione dell'autorità. Sì, non avevo mai preso quel bagno. Comunque andiamo via prima che sia troppo tardi. Cosa sto vedendo? Cosa vedo nei miei occhi? Questo è un falò. No. Aspetta, facciamo così. Mamma mia, ho finito tutto il materiale. Sono un nabbo. Potevo usare il materiale che mi era rimasto per attizzare il falò e curarmi più velocemente, invece no. Aiuto la tempesta. Sto per morire. Devo andare prima che sia troppo tardi. Ok, corri. Dimmi che questi sono dei pesci. È del cocco. Va bene, il cocco va bene. Ho lasciato il pompano. Corri. Con l'acqua dovremmo arrivare in safe. Con l'acqua dovremmo comunque arrivare in safe. Ok, questa è una delle partite più epiche della storia. Sono controcorrente però. Ah no. Sì, sono controcorrente. C'è una macchina. Prendi la macchina. Sbrigati, accendila. Esaurito, no. No, vabbè, non ci credo. Dammi il cocco. Il cocco non mi fa correre più veloce. Raga, sono ufficialmente morto perché siamo controcorrente. Non ci voglio credere. Cercherò di resistere con tutto il mio cuore, ma qui c'è una cascata che non mi fa neanche salire. Vabbè, devo andare a piedi e non ho materiale. Se adesso mi incastro non posso neanche costruire. Uffa però, non volevo fare una fine del genere io. Cosa posso utilizzare? Non c'è niente qui. Non c'è niente, ho 37 di vita. No! L'ultimo saluto all'agenzia non può terminare così. Però dai, è una presa in giro. Io non lo accetto. Non può finire così. No, non posso prendere neanche l'acqua perché sono controcorrente. Lì c'è un altro nemico. Lo cecchino. Ok, ci ho provato. Ho provato a fare l'ultima kill nella mia. È morto. Vabbè, ma tanto non ha le cure. Sono morto anch'io. Guardate quanta gente che corre come me perché è rimasta indietro. Uffa però, non è giusto. Mentre aspettiamo i finalisti della partita più importante dell'autorità, la partita in cui 100 persone si sono buttate lì per dirgli addio, ci tenevo a fare un discorsetto. Ho sempre onorato la zona dell'autorità. L'isola centrale è diventata nel capitolo 2 di Fortnite la cosa più importante secondo me, perché è il cuore della mappa. Mia cara autorità, con questo video dedicato a te ti dico addio, anche se devo ammettere una cosa: l'agenzia era molto più bella. Voi non avete sentito
sentito niente. Ora però sono troppo curioso invece di vedere chi riuscirà a vincere questa partita. Chi ce la farà? 6 persone rimaste safe chiusa sulla montagna vicino Gatto Grill. Qualcosa di a dir poco assurdo. È una partita stranissima. 4 persone rimaste e lui ha un cecchino molto ma molto potente. Eccolo, ci prova, stanno già combattendo in due. Mamma mia, che carini i miei iscritti, quanto sono forti. Eccolo che va a pushare, non ha paura di niente. Sono rimasti in 4 e sono tutti qui vicini. Uno è riparato lì sotto, vediamo se riuscirà ad attaccarlo. Che strategia, bravissimo. Questi probabilmente io non li avrei mai fatti fuori. Meno male che sono morto prima dalla tempesta, va. Sa che lui è rimasto incastrato lì sotto. Ce la farà a farlo fuori oppure no? Ok, è riuscito a mettere il muro. What? Che cosa? Che pazzo scatenato è? Che pazzo scatenato è? Eccola qui la kill. Eccola qui la kill. La sento, la vedo, la uso. No! Colpo di scena. Questo è un colpo di scena, ma lui riesce comunque a fare la kill. Bravo comunque l'altro nemico che era riuscito a resistere fino alla fine. 1v1! La partita delle 100 persone all'autorità sta per concludersi. Uno degli eventi più speciali di questa season 4, organizzati da Matiz però, si sta per concludere. Vediamo chi ce la farà. Lui pusha, ragazzi, non ho mai visto una persona pushare così tanto come lui. Guardate, cioè proprio gli va addosso come se non ci fosse un domani. Lui ha capito il valore di questa partita, ha capito l'importanza ed è bravissimo. Spettatore RA Ryan. Grande Ryan. Eccolo qui. Lui però in una posizione favorevole. Il nemico in una posizione favorevole. Guardalo come fa pavimento piramide. Sale, 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 sale. Coraggio. Siamo alle battute finali. Si colpiscono entrambi e Ryan vince la partita. Mia cara autorità, è stato bello conoscerti.